Faccio la guida alpina dal 2005. Ho fatto il corso selezione 2002 e vabbè, poi c'è tutto l'iter, corso di formazione, tutte queste cose qua, 2005 guida. Grande cosa per me perché, diciamo, ho fatto un regalo alla mia cara nonna, che è la discendente di Antoine Maquignat, che era una guida famosa del Cervino, è stato in spedizione col Duca d'Abruzzi, quindi ha fatto già all'epoca, fine 800, spedizioni extraeuropee, quindi America del Sud, America del Nord. Un giorno, parlando con mia nonna, mi fa: non è possibile, dei miei fratelli nessuno ha mai voluto fare la guida, i miei figli non hanno voluto fare la guida, e poverino, era un periodo che non stava tanto bene, gli ho fatto una promessa. La prima volta che ho scalato il Cervino c'è stata molta emozione perché vabbè, c'era sempre il ricordo di mia nonna e quindi mi è ritornata in mente un po' la promessa. E poi vi dico sinceramente, io ogni volta che arrivo lassù vedo questa croce che oltretutto mio nonno ha partecipato a portarla su, perché nel 1911 l'hanno smontata, guida per guida si è presa un pezzettino e quindi lui ha partecipato a portarla in cima. Io non mi vergogno a dirlo, ma ogni volta c'è sempre la bella emozione, quindi le lacrimucce arrivano, cioè sei lì.